Intanto lei ieri l'aveva detto in maniera molto esplicita in conferenza, servono i tre punti, sono arrivati. Sì, sono arrivati diciamo 6-7 minuti alla fine, ma sono arrivati con merito perché nell'arco della partita siamo cresciuti. Non abbiamo avuto un buon impatto con la gara, sotto alcuni punti di vista sì, nelle transizioni siamo stati molto bravi e abbiamo creato subito opportunità importanti, poi abbiamo fatto fatica a scalare le posizioni, soprattutto nell'aggressione, abbiamo concesso un po' di palleggio, allora c'era un po' di tensione, c'era un po' di timore, i difensori tenevano Pompetti dietro, c'era un po' di tensione, diciamo così. Scusate, facevo fatica a far capire anche alcune posizioni, perché poi loro hanno giocato una partita diversa da quella che ci aspettavamo. Perché? Perché loro si allargano con i due difensori centrali e poi gira e rigira, 99 volte su 100 fino adesso giocano una palla lunga perché vanno a giocare sulla seconda palla, eccetera. Emerson c'ha grande calcio, invece hanno cominciato a palleggiare, è una cosa che non ci aspettavamo. E ho fatto fatica per alcuni minuti a far capire come dovevamo accorciare, come dovevamo scalare, quindi da questo punto di vista non siamo stati bravissimi, anche se questo palleggio alla fine ci trovava sempre schierati, quindi la palla la recuperavamo e abbiamo avuto anche qualche opportunità per ripartire, poi però nell'arco della gara complessivamente siamo cresciuti di tono, siamo cresciuti di intensità e anche chi è entrato ha dato un buon apporto, da Rauti a Clemenza a Zappella. Io le volevo chiedere una cosa, Auteri, al di là dell'episodio che purtroppo è costato l'infortunio di Gennaro, l'Olbia per 90 minuti non si è mai vista in area di rigore, è un caso che è successo con la linea 4 e il centrocampo a 3 che ha fatto una buona fase di non possesso? Zero palle gol? No, ma anche nel secondo tempo abbiamo dato una situazione che potevamo leggere meglio quando è uscito Di Gennaro, ma in realtà abbiamo concesso palleggio per tanto tempo, scalando non bene le posizioni, quindi loro hanno trovato sempre densità, ma questa è una squadra che può fare, se non fa errori come quelli che abbiamo fatto purtroppo fino adesso, ma che dobbiamo dimenticare, anzi tenere bene a mente, ed essere invece perseveranti nelle positività, può fare tante cose, può giocare in tanti modi, anche oggi abbiamo cambiato, a un certo punto siamo partiti in un modo, poi forse la spinta decisiva ce l'ha data anche l'ingresso di Zappella, perché il loro 4-3-1-2 sugli esterni potevano subire i cambi di gioco. Abbiamo fatto bene, resettiamo e andiamo avanti. Le volevo chiedere, perché Matteassi non mi è sembrato fiducioso ai nostri microfoni, ha detto purtroppo Di Gennaro, i fisioterapisti hanno detto che potrebbe essere qualcosa di importante, in caso chiederà un portiere. Adesso vediamo, non ho ancora chiesto, ma noi abbiamo Sorrentino che è un ragazzo affidabile, poi vedremo, adesso non so ancora, quindi vedremo. Una domanda, una da studio per il tecnico Auteri che poi deve andare, metto il viva voce così vi ascolta. Sì, no, io intanto buonasera Auteri, le volevo fare proprio una domanda, perché c'è stata una situazione soltanto nel secondo tempo quando hanno triangolato a centrocampo i sardi, palla lunga per De Marcus ed è stato molto bravo Di Gennaro, purtroppo poi si è infortunato. Ecco, spesso però il regista avversario non viene schermato, lei dà delle indicazioni o è una scelta? Ho detto prima che nel primo tempo, per parte del primo tempo, non abbiamo scalato bene le posizioni, quindi avevamo un po' di timore, c'era un po' di tensione, come ho detto prima, quindi Gian Donato ha giocato qualche pallone avendo pochi avversari vicini, quindi questo gli dava tempo e spazio per giocare, poi invece abbiamo accorciato, abbiamo fatto una partita diversa, ma ci può stare, non è che giochiamo da soli, però è vero, come dice lei, in quel momento facevamo fatica a scalare le posizioni, Pompetti rimaneva troppo basso perché i difensori lo tenevano troppo basso, c'era un po' di timore, ma è anche quasi normale. Le posso chiedere se le è piaciuta la prestazione di Galano? A noi certo molto. Certo che sì, poi chiaramente dopo 70 minuti è calato, ma certo che sì, vabbè, ma lui sa cosa penso io, quindi.